Questa sera si torna in campo, si torna a giocare al Ferraris per l'ottavo di finale di Team Cup che vedrà la Sampdoria opposta al Milan dell'amico nemico Siniša Mihajlović, che tornerà per la prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio prima della separazione dai colori blu cerchiati per sposare il rosso-nero del diavolo. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo da non trascurare per entrambe le squadre che in campionato stanno incontrando difficoltà. La Sampdoria ha già cambiato guida tecnica, ma il ritorno di Vincenzo Montella è stato più difficile del previsto. 3 sconfitte consecutive hanno caratterizzato la nuova avventura dell'aeroplanino alla guida della Samp, prima del pari strappato nel finale a Roma con la Lazio. Il Milan, dal canto suo, è attardato in classifica e a questo turno ci arriva dopo aver eliminato a fatica il Crotone, formazione capolista della serie cadetta, ma che al Meazza, 2 settimane fa, ha ben figurato, costringendo i rossoneri sino ai tempi supplementari prima di cedere il passo. Un trofeo che entrambe le società non mettono in bacheca da diversi anni ormai. La Sampdoria vinse proprio contro il Milan la sua prima Coppa Italia nella stagione 84-85, per poi riaggiudicarsi il secondo trofeo nazionale nelle edizioni 87-88, 88-89 e 93-94. I rossoneri invece hanno alzato al cielo la Team Cup una volta in più rispetto al Doria, l'ultima nel 2002-2003, dopo i primi successi a metà degli anni 60 e negli anni 70. In Coppa Italia sono 11 i precedenti tra le due squadre, l'ultimo dei quali nell'edizione 2010-2011, con i rossoneri capaci di vincere 2-1 al Ferraris grazie alla doppietta di Pato, che rese inutile la marcatura di Guberti, decretando il passaggio ai quarti del Milan e la contestuale estromissione della Samp dalla Team Cup. Questa sera però, oltre al passaggio del turno, Sampdoria e Milan, Montella e Mihajlović si giocano molto di più. Vincere garantirebbe entusiasmo e metterebbe entrambi gli allenatori nelle condizioni di preparare con maggior serenità l'ultima gara di campionato dell'anno solare. Il Milan non sta bene, ma Montella non si fida, come rivela a Samp TV. Milan dispone di giocatori importanti e quindi è una partita difficile per noi. Sappiamo che il Milan ci tiene la Coppa Italia anche perché è fuori dall'Europa League, e per il Milan è importante la Coppa Italia, ma lo ripeto, lo è anche per noi.